cucchiaio di panenka. Ma dove siamo? Panenka o siamo? Mobile dell'IKEA? No, ma è roba da matti, signori, eh? Allora, noi qui stasera vogliamo persone, vogliamo gente che sfonda le reti. Persone che vivono per segnare, signori. E noi ce l'abbiamo qui! Per favore, accogliamolo con un grande ospite, signore e signori, Martino! Prego. Martino! Poi ci avete parlato, però dai! Signore e signori, abbiamo la fortuna di intervistarlo e ti chiediamo subito, caro Marco, nel 2006-2007 a Riparbella, quanti gol hai fatto? Quanti? Addirittura 5. Un vero bomber, signore, un vero bomber. Ma sai, ma col destro? Grande. E di testa? Di testa? Ora ci pensavo un po' di più. E invece di tacco? Uguali! Tremendo! Tremendo! Allora sarete tutti d'accordo con me nell'affermare che, caro Marco, te sei il bomber. Ma era un complimento, dai. Dai! Te sei il bomber! Il bomber è un poeta. Il bomber è proiettato verso l'impossibile. Il bomber ci regala emozioni orgasmiche, folli, devastanti, collettive. Il bomber è un bastardo spietato. Aspetta l'errore prima di colpire. Il bomber mette in sudditanza l'avversario. Il bomber è un visionario. Non legge il gioco, legge solo il modo di colpire. Il bomber cerca varchi che altri non immaginerebbero mai. Il bomber ha bisogno del consenso per rimanere nel suo splendido egoismo. Il bomber sente l'odore del sangue. Il bomber è un rivoluzionario che resiste alla tentazione dell'ordinario, perché solo lo straordinario scuote le reti. Il bomber è emozione pura. Comunque alla fine il bomber sei te. No, te. Ma te. Ma che cosa? Te. 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 Te.